video. Quest'oggi sono con un ospite molto speciale che avete visto qualche video fa ed è... Ta-da! Luigi! Siamo qui insieme oggi perché volevo portare sul canale questa challenge che ho visto da parecchi booktuber americani, ovvero della cover book challenge. Ah no, è la don't judge book, no, don't judge book by the cover challenge. Perché si chiama? In ogni caso consiste nel dare a Luigi un libro e lui dovrà giudicare o comunque dovrà creare una trama in base alla copertina e al titolo del libro. Se la indovina, vinci. Che vinco? Boh, non lo so. Che gioco a fallo però? Niente, non mi dici niente, un bacio. E che me ne faccio? Vabbè, è contento di... Gli presenterò tre libri, quindi direi di iniziare subito perché altrimenti il video diventa troppo lungo. Allora, questo libro è di Savage Song di Victoria Schwab. Ok? Vabbè. Ok, quindi vediti la cover tranne il retro. E quindi dimmi di che cosa parla. Che cos'è? Essendo ambientato in una città, secondo me è ambientato a New Orleans ed ha a che fare col jazz. Può essere? Non lo so. Allora, secondo me è una, una canzone selvaggia ambientata del jazz, però che cosa? È ambientato nel jazz, però quello afroamericano. Ok, selvaggio nel senso che viene dall'Africa. No, indubbiamente, sì. È plausibilissimo. E non c'è nulla di così salvo perché che cosa magari è ambientato negli anni in cui c'erano la persecuzione dei neri africani, eccetera, eccetera. Cioè, secondo me è verosimile, praticamente questo afroamericano arriva negli Stati Uniti come schiavo, però poi diventa un jazzista. Per questo la canzone selvaggia, perché lui certo, è un selvaggio certo, agli occhi degli certo, americani. E che strumento suona questo tizio? Questa cosa sembra a forma di chitarra se lo guardi bene, no? Questa sembra una chitarra, questi sono i violini per aggiustare cose. Chantal è plausibile. Sì. Questa è, lui suona la chitarra, che cosa fa? Viene preso da un mecenate americano che lo tiene come, diciamo, come jazzista che gli fa le cose da sala in casa e quindi è salvo rispetto agli altri che invece sono perseguitati. E quindi qual è il fine ultimo di questo Cristo? È una biografia di questo afroamericano. Okay. È tipo Butler, un maggiordomo alla Casa Bianca. Certo. È simile. In realtà, ti sto pensando. Secondo me era plausibilissimo. Certo. Secondo me era anche più bello così. Qualunque sarà la trama. Certo. Parla di una città divisa in due. E in questa città, in questa grande città vivono sia mostri che esseri umani. Ok? E parla sia di Kate Tucker, che è un'umana, che il padre, insomma, governa il nord di questa città, e di August, che governa il sud, che è un mostro. E utilizza un violino, perché appunto è un sunai, e è un violino, non è una chitarra. Deve anche essere una chitarra, pure perché no, è un violino. Più a una chitarra che a un violino, aperto e chiuso. Va bene, parente, sì. E quindi niente, praticamente... Però vedi che avevo indovinato che c'aveva a che fare la musica. Certo, soprattutto il jazz e gli afroamericani, andiamo avanti. Guarda che dietro c'è lo sfondo urbano, ci stava. Allora, beh, questa secondo me è parte, dai, lo sai. Shatter Me di Tyra Mafi. Ok. Il mio tocco letale, il mio tocco, vabbè, potere, vabbè. Potente, insomma. Allora, quindi, sicuramente, questo è tipo Rogue degli X-Men, la protagonista è sicuramente tipo Rogue degli X-Men, che è quella là che, se ti ricordi, è quella che tocca gli X-Men. Lo so chi è. Sì, questa qua tocca una persona e si prende la sua essenza vitale, o comunque ha un modo per ucciderli, ma non so. Ok. Perfetto. Questa, quindi, che cosa fa? Ha questo grande potere e viene sicuramente perseguitata da qualche super cattivone che la vuole prendere per sfruttare il suo potere. Però lei pensa di essere... una persona così potente, però lei si sente in colpa e non vive una vita normale perché lei sa che se tocca una persona in quest'amore, ovviamente è facile perché è tipo la storia degli X-Men. Ok, e quindi? E quindi niente, lei scappa da questo tipo che la vuole assoldare perché lei è contraria, perché lei in realtà è di animo buono anche se c'è sto tocco letale che purtroppo è una maledizione. E niente, farà sicuramente amicizia senza toccare i suoi amici, quindi povera Crista, quei guanti li tocca. E niente, poi qua vedo che questa piange, quindi vedi, cioè è la tristezza del fatto che lei non può toccare le persone. Chantal, allora guarda tu, allora, shatermi. Poi è a pezzi e scappa nella foresta perché sopra si vedono. Certo. E poi forse spara la serra dagli occhi perché c'è una con gli occhi nella copertina, però non credo. Ti sei cosa
partecipato a Shutter mi parla di questa ragazza, Juliet, che è il tocco letale, che però in realtà è chiusa in questa specie di struttura per persone che hanno questi poteri, insomma. Viene poi liberata. È già stata reclutata, quindi cioè è già stata carcerata. Viene liberata da questo Adam che lavora per Warner, mi sembra, o non mi ricordo bene, però che in teoria è il cattivone del primo libro. Che è quello che ti ho detto che lo voleva, che la voleva soldare, che poi in realtà era quello che l'aveva E poi sì, vabbè, ok, scappa, eccetera, eccetera. Però, ragione! Sì, sì, vabbè, però non spara nel laser dagli occhi e né si nasconde in una foresta. Comunque, allora ti do mezzo punto, vabbè, io mezzo punto. Te ne do uno. Dai, sono andato vicinissimo, quella che scappa. Alphabet di Sally Green. Prego, di cosa parla questo libro? Mezzo cattivo. E che vuol dire che l'altra metà è buona. O quando meno indifferente. Ok. Perfetto. Allora, quindi è tipo, cioè, diciamo per fare per indicare il genere, è tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Cioè l'eroe è buono. Solo che a volte, diciamo, attimi di follia, dove è super cattivo. Ok. E quindi ha problemi a relazionarsi con la sua crew. Facciamo un ragazzo sulla ventina che ha queste turbe mentali. Ok. E non lo so, capito? Per me potrebbe essere veramente qualunque cosa. Ma ti sei messo tutta una storia su Disavent Chang. Allora, ok. Allora vediamo. La cosa più plausibile, secondo me, è che questo sia un fantasy, ok? O comunque un young adult. Ok. Quindi questo sicuramente o è un vampiro o è una qualunque altra bestia che ha le ali, c'ha qualche cosa soprannaturale, sicuro. Sì. Vabbè, comunque è un tizio che c'ha un qualche potere soprannaturale. Questo tipo che cosa fa? È con gli amici, ha sicuramente un obiettivo che uccidere un cattivo o una crew di cattivi. Però ha un problema, che c'ha queste turbe mentali che praticamente mentre... Mi fanno impazzire. No, che lui mentre è buono all'improvviso ci parte di 5 minuti è finita, uccide gli amici. Fantastico. Veramente una strage. E alla fine che cosa succede? Lui riesce a uccidere il cattivo quando sta sano, poi gli viene la turba e diventa il capo dei cattivi. Ok, Alphabet parla di Nathan, che è un mezzo codice, ovvero sia un incanto bianco che un incanto nero. Ok. Quindi cioè, è mezzo buono e mezzo cattivo, il nero è cattivo e buono. Sì, ma non è che ha le turbe e che a un certo punto ammazza. Vabbè, comunque lui praticamente deve, in questo primo libro, deve raggiungere i 17 anni ed ottenere i suoi poteri. Solo che lui tipo, cioè all'improvviso poi viene, all'improvviso perché non mi ricordo bene, però viene imprigionato, viene portato sulle montagne, nella foresta, e però poi deve in realtà cercare... Cioè, qua non c'è la foresta, cioè qua c'è la foresta in Shadow Minagera. Niente ragazzi, praticamente ha perso, 33% ha fatto... è buono, secondo sì, me. Sì, ha fatto un punto. Sì. Però... Votate nei commenti, le mie storie erano più belle. Chi ha letto The Savage Song deve ammettere che la storia dell'afroamericano ci azzeccava, era più bella. Io spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto e commentate. Fateci sapere se questa challenge vi è piaciuta, se nel caso dovessimo magari, non so, replicare. Sì, tanto abbiamo un sacco di replicarla. Vieni Manuel. Ti presento pure il oddio, piccolo Manuel. Oddio. Allora, oddio, signor, questo è mio fratello. Signor Tomop, se stai guardando questo video, ti sto sponsorizzando. Ah, basta, il link è qua sotto. E vabbè. In ogni caso, seguitemi su Instagram e su Snap. Il link è qui sotto. Invece Gilda, che è la ragazza di mio fratello, che mi prego in descrizione tutto. Olinno. E se usate il codice mano avrete il 5% di sconto sulla Tomo. Basta, è finito, possiamo andare. Alla quale piace Shadowhunters? Solo però. Per ora. Invito a commentare qui sotto a dirci se il video vi è piaciuto e che cosa ne pensate. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.